piazza, la piazza strapiena, grazie! Allora, volevo dirvi intanto per iniziare che devo dire che stasera se sta bene, c'è un bel freschetto qua, oh! Tutto quello che abbiamo passato a Roma, tutto questo caldo terribile, ma veramente stanno veramente terribili. Io sono uscito una volta da casa per prendere la macchina parcheggiata sotto casa, sto vento bollente, ho preso la mania così, ah! La mania dalla macchina infuocata, mi sono dovuto mettere le presine, lo sportello, invece di aprirlo così, ho dovuto aprire così, Sono entrato dentro, i sedili in pelle erano diventati in crosta. Pensa, c'avevo il CD del zucchero, ho tirato fuori, si era caramellato, v'ho detto tutto. E questo caldo, lo sappiamo, si dice che proviene dall'Africa. Io stavo al mare con mio figlio, a un certo punto prendo il gomboncino, dico, papà, dai, non lo fa, che ne so, una remata al largo. Io, mio figlio, il gomboncino, famo 20 metri, ne è arrivata la guardia costiera. Cioè, dove andate? Dico, oh, noi stiamo a sci, non stiamo a entrare. A un certo punto, senza così, ci hanno preso, ci hanno lavato, ci hanno vestito, ci hanno dato 40 euro a testa, la scheda telefonica. A mio figlio ho detto, zitto, non dico che siamo italiani, Quello mi ha detto, da dove venite? Dico, io armeno. Cioè, com'è armeno? Armeno mi ha dato pure il lavoro, tanto mi ha dato tutto. Ci vuole un po' di regolamentazione, per carità, ma questo caldo che proviene dall'Africa ha portato anche questo l'unico insetto al mondo, non serve a niente, che è questa nuova zanzara. Andate a cercarla su internet, non vi dico bugie, addirittura c'è il corpo trasparente, si vede proprio il sangue che si riempie, tipo serbatoio. Non si chiama Culex. Si chiama Culex, eppure lei proviene dall'Africa, è una zanzara indistruttibile. E noi che la gente dice, prova il fornelletto, prova. Uno mi ha detto, prova i fornelletti. Io ho 4 camere, ho messo 4 fornelletti, sembra per 1° maggio. Ancora qui, ho trovato la zanzara a fare esercizi. Quello gli ha detto, come la faccio? La zanzara come la fa? Sangue? No, come la vuoi fare? Se cambia le punte, cioè riescono a pungerti attraverso i jeans, c'hanno le punte, ma dai, ah no, perché c'hai i jeans, sono indistruttibili. Qua stasera io stavo in camerino, ma ti chiuso dentro, ti dico, a zanzara con l'accio mi ha detto chiudilo, proprio mi ha chiuso la zanzara, te chiudilo. C'è una crema, hanno fatto una crema che si chiama non unge e non punge, non so se l'avete acquistata, ma puzza. Torno in farmacia, pensavo che era scaduta, torno in farmacia, dico scusi, ma che mi ha dato? Quello mi fa non unge, non punge, non dico puzza, dice no puzza perché così non le si avvicinano più le zanzare, ma manco più i cristiani le si avvicinano. Però prima di soggiornarvi a areare il locale, ma se io apro quante tentano? E zanzare stanno fuori, che dice vanno entrare. Sì, 5 minuti e devo areare. Lo sanno. Però nonostante questo abbiamo, è vero il caldo, è vero le zanzare, insomma tutto quello che ho detto, però è vero che abbiamo passato anche una, forse la prima estate, dopo tutto quello che è successo, abbiamo passato una bella estate, si può dire, no? Il caldo, il mare. E mi hanno invitato, sono stato invitato da agenti di Roma Nord. Attenzione, sembra una distinzione, e infatti lo è. Ci sono i romani di Roma Nord che vanno dalla parte di Capalbio, Ansedonia, no? Tutto l'argentario. E mi hanno invitato, io sono un artista, sono poliedrico, camaleontico, quindi mi invita gente di Roma Nord, vado con la gente di Roma Nord. Mi hanno invitato a Capalbio. Appena sono arrivato, arrivo davanti allo stabilimento, parcheggio, apro il cofano, la signora, le donne di Roma Nord non c'hanno la cartilagine. Non ce l'hanno. Adesso me ne parlano, ma guardi, veramente è un piacere che lei sia venuto qui. Poi che la pelle tirata, la gamba così, ma perché? La pelle tirata, ma guardi signor Giuliani, veramente lei ha accettato, signore sto di qua, manco mai l'ha visto. Ah, è di qua, che piacere. Guardi, le dico subito una cosa, a parte grazie ancora per aver accettato il nostro invito, però le posso dire una cosa, allora, se deve mangiare... Se io col cofano aperto, immaginate la scena, se deve mangiare c'è il bar dello stabilimento, va bene? Lei va là e si compra qualche cosa, perché ci sono ancora dei cafoni che si portano da mangiare da casa. Io c'avevo la ghiacciaia a mano, te lo giuro. Io così, ma che è davvero? Ma questi cafoni, dice Sani, ma guarda che è davvero, pensa la ghiacciaia, ti avvicina uno. Guardi quello, per esempio, c'è la ghiacciaia, mi sono girato di cose, aprite meno, c'è il panino di pisto, lascia lì. Ma che? E sono andato a mangiare al bar e allo stabilimento, poi torno, dico signora, forse ho capito, perché pure io non sapevo che cazzo, dico moglie, parlo pure io così. Dico, a una certa volta mi ho fatto collo baby, 1, 2, 3, testa spalla, che cazzo, se muoveva tutta. Dico signora, guardi, forse ho capito, forse ho veramente capito, perché
c'è gente che si porta la magnata a casa. Cioè, perché? Dico, no, un panino con la mozzarella, 38 euro. Pomodoro e mozzarella l'ho aperto, ma anche il pomodoro con la mozzarella c'era. C'era il selfie del pomodoro così con la mozzarella. A un certo punto dico, chi sono quei due? Sono i miei figli, due bambini, porelli sotto all'ombrellone, al massimo del gioco, c'erano sti granelli di sabbia così. Quello gli fanno, me ne ha tirati due dei granelli. Scusa mamma. Che massa d'entusiasmo sti ragazzini, eh? E lì non si può strillare, non si può urlare, perché urlare è da Gafone, è da Borgatari, è da Coatti, e c'è un silenzio su quelle spiagge lì, da Capalbio, dei romani di Roma Nord, c'è un silenzio, ma addirittura il mare batteva, insomma, di natura, sulla battigia, facendo il classico rumore, no? Si avvicinava il bandito così, oh, te devi sta zitto. E il mare dice, scusami, è tornato indietro, ha fatto uno tsunami all'inverso. Certe volte mi arriva il marito con la ciabattina firmata di gomma, perché sapete che le spiagge da quella parte lì sono di questo colore, sono marroncine, con i nebulizzatori per rinfrescare la sabbia. Ah, che piace pure lui, che piacere, dico, ma mangiare in ortopedico, tutti i piaceri, c'è un piacere, dico. Certe volte mi arriva uno tutto rasato, tutto depilato, che ha barba, che è una moda, mo, no? Mi è arrivato e mi ha detto, senti, scusami, dico, dimmi, che ho visto c'hai quello per gonfiare il canotto, me lo posso fare? Dico, prego, ci mancherebbe altro. Dico, senti, prima che vai via, no? Dico, ma io ho visto che stai con quel gruppo d'amici, tutti così, amici, tutti depilati che ha barba. Dico, senti, è una cultura, è un, non so, uno status, che... Cioè, no, perché, guarda, io se non ci posso avere in testa i capelli mi faccio, sono fatto crescere il pizzetto. Dico, vabbè, ma girare la capoccia non è meglio. Te va a fare operazione, ti gira la capoccia, è meglio, no? A un certo punto se ne va, dopo un po', dopo due ore, dico, ma questo, cioè, la pompetta del materassino, torno là, erano 10 tutti uguali, cioè, che cercava? Dicono niente, ma la regalo, cioè, non sapevo più a chi avevo data. Ormai le spiagge da quella parte sono diventate delle beauty farm, te depilano, te fanno l'unghie, te fanno le trecce, te fanno i capelli, te le fanno le rughe, te fanno i massaggi. E poi sono stato anche invitato dalla parte, diciamo, quella un po' da dove nasco, che è la parte di Roma Sud, no? Che tutti i romani che vai all'ultimo cancello lì a Ostia, che lì, cioè lì a spiaggia c'è i nebulizzatori a destra colore, dalla parte dell'ultimo cancello a Ostia, a Sab, questo colore è chiaro, questo è chiaro, chiaro. Cioè tu arrivi e vedi proprio il fumo che esce dalla sabbia, un foca, a me mi è passato Lucifero così, che c'hai ciabatte? Dico Lucifero, come c'hai ciabatte? Ce ne la faccio più. Allora i romani di Roma Sud, dai, che fanno? Arrivano, c'hanno un attimo di tombalza perché quando vedi la sabbia così rovente, si spogliano, rimangono col costume, buttano tutto quello che c'erano da portarsi, pianare in corsa e si tuffano in mare per rinfrescarsi. Io sono arrivato, dico, poi faccio, e il mare è pieno di gente, a spiaggia vuota, e il mare è pieno di gente, ho preso l'aria in corsa, mi sono tuffato, uno mi ha preso un braccio così, ah, un certo posto, che cazzo, un certo posto. E a un certo punto, grazie. A un certo punto mi inginocchio e dico, signore, maestro, grazie, creatore del cielo e della terra, finalmente mi passa un uomo con i peli. Dico, no. Posso avere una dedica? Mi ha ricordato nonno, mi ha ricordato papà, l'uomo col petto villoso, oh, col petto quello che si arrampicava ramificato, che gli partiva dal pub, tutto quello, capito, quel pelo bello, che le donne provavano quando vedono un uomo così, si sentivano protette. Perché l'uomo col petto villoso, tanti che si facevano crescere 25 metri dei peli sotto la scella, che erano calvi, si giravano dietro, si appoggiavano qua. Ah, vedi i capelli, Franco, che ciao! L'unica cosa che dovevi salutare, oh Franco, ciao! E ritornavi pelato, sei deficiente, non puoi alzare il braccio, no? Addirittura tanti i parrucchini, che proprio il gatto appoggiato sopra. Che io mi sono avvicinato a uno, dico, che è furastico, e il gatto appoggiato in testa. E il pelo ti salva la vita! L'uomo col pelo, quando tu esci dal mare a Ostia, la sabbia non scotta più perché se sgrulla, se cotolano come, capito, come i cani, t'appoggi e non c'ha bisogno manco da asciugamano. Io lì ho pensato, dico, perché il marito della signora del Roma Nord non viene qui caccia battita di gomma firmata a mettere il piede, di gomma firmata, appena mette il piede sulla sabbia, ta scioglie, ta stampa sotto al piede, tipo pneumatico. E stai bene così. Ecco perché a Roma Sud, i romani della Roma Sud, hanno tutti lo zoccolo del dottor Schulz.
Allora, lo zoccolo del dottor Schulz, a prescindere dal tuo status di vita, che puoi essere un presidente della Repubblica, che puoi essere un notaio, un avvocato, un operaio, un disoccupato, la camminata è per tutti così, la ti fa per forza così, per non sfregiare persone. Lo zoccolo del dottor Schulz cammina così. Perché devi cercare, col tallone devi schiacciare la pala di legno, perché a te appena compri lo zoccolo, la fascia sopra di quello si allenta subito. Se fai il passo normale, oh bella, ciao, ciao! Per oh, armare la gente di che è? Oh, che a schivare sti zoccoli il dottor Schulz. Mi è arrivato uno tutto aperto, che ha fatto? Se casca le scoglie, no, zoccolo, non ho fatto. A un certo punto lì i bambini tiravano i granelletti di sabbia, c'erano due figli, dice. Il padre stava così, che sta, ma perché? Sai quelli tutti agitati, che tu dici, ma perché? Che sta fa buca, sta fa. Fa buca, papà, dai, i figli stanno da là, fa buca. Lo sta, ah, sta da qua, ma perché? Ha fatto la buca, bravo. Ma che? Tipi i cagnolini che c'hai dietro le macchine, te lo ricordi? Ti ricordi sul rotto di oggi c'erano i due cagnolini quelli che ha la testa così? Che se stavi dietro al semaforo rosso, guardavi per 10 minuti, ti ipnotizzavano. Quando scattava il verde, facevi così, andavi fuori e morivi, e facevi incidente. Così, dai, ma che sta buca hanno fatto i miei figli? A buca così hanno fatto. A buca che? Perché mo ti si è pellisco dentro! Se stai fanno il bagno che hanno mangiato tutto da solo! A un certo punto questi ragazzi hanno fatto una buca, hanno fatto un sottopassaggio che arrivava fino al parcheggio fuori per non bruciarsi i piedi. Io capisco che c'è una differenza tra i ragazzini di Roma Sud e quelli di Roma Nord. Come le pistole d'acqua! Ma vi ricordate la nostra di pistola d'acqua? Io sono del 67, 56 anni, quando ne avevo 10, 45 anni fa, la pistola d'acqua, il serbatoio era inesistente, irrisorio, potevi fare uno schizzo solo, te lo ricordi? 800 metri vanno alla ricarica, al bagno del bar, dei deficienti. Tornavi così. 800 metri vanno alla ricarica, dei morti, l'acqua evaporava durante il viaggio, per quanto era poca. Io posso capire, ma se divertivamo. Adesso i ragazzini hanno il liquidator, oh. Il liquidator, un fucile a pompa così, con due damigiane dietro da 70 litri l'una. E dietro i ragazzini... Io mi sono arrivato a lungo tempo e mi sono ritrovato. Dico, ma tu cazzo, dove sta il lettino? Eppure avevo messo qua il lettino, tu cazzo sta? Allora, mi sembra troppo. La pressione. Una pressione. Quello vicino a me c'aveva i tatuaggi, non ce l'aveva più. Dice, ma che? Gli ha levato i tatuaggi che ha la pressione. Poi tutta sta gente. Allora il tatuaggio, per carità, io ecco, ce n'ho uno solo, ve lo faccio vedere, guarda, il viso di Nostro Signore con l'atto di dolore sopra, perché dobbiamo ricordare Nostro Signore per quale motivo, no? È morto, ok? Allora che succede? Però tanti dei tatuaggi. È arrivata la famiglia, allora, il padre c'aveva un delfino sulla spalla, te lo giuro. La moglie si era tatuata la vongola e la figlia la cozza sul collo. Ci sono messi a sedere, ci sono messi l'olio solare. Dopo 10 minuti abbiamo sentito odore di frittura. Dico, oh, ma che cazzo? Ma che? Pensavo che era il bar, invece era la famiglia. Roma Sud, a un certo punto esce fuori il pallone. Finita la vacanza. Noi italiani, pure chi sa giocare a pallone, esce il signore, dai, famo la partita. Famo scapoli contro a moia, solo con i scapoli. Non c'era la moia, dopo. Ci va bene a risposare, no, ma sono lasciato adesso per la partita.